Bentornati alle storie di The Cave, cari ragazzi. Io sono Gabri Costa. Questa volta vi faremo sentire il mio fratello Er Costa che vi racconterà per filo e per segno come è fatto lo zoticone. Piccoli zoticoni crescono. Un povero bambino, che viene da una famiglia molto molto povera, si ritrova a pescare. L'unico suo amico è un orsacchiotto di peluche tutto rotto. Il figlio negato. Fa parte di una numerosissima famiglia e non ha niente per cui vivere, sicché si accontenta di poco, passa tutte le giornate a non fare niente. Amico d'infanzia. L'unico suo amico che ha è questo peluche, questo piccolo tenero orsacchiotto, è l'unico che gli dà conforto e solidarietà. Anni dopo, un lavoro a Luna Park. Crescendo e diventando grande, decide di trovarsi comunque un lavoro e lo trova ad un Luna Park. Primo amore di uno zoticone. Lì trova una bellissima ragazza di cui si innamora subito perdutamente. Il pretendente rifiutato. Infatti, ci prova con tanti regali, con tante cose, a farsi vedere, a dimostrare il suo amore, ma la ragazza non lo considera proprio. Il regalo perfetto per conquistarla. Un tenero orsacchiotto simile a quello che aveva da bambino, nuovo di peluche. Vediamo se la conquisterà. Cuore spezzato. Non fa in tempo a porgergli il regalo, che vede che la ragazza si è messa con l'uomo forzuto dello stesso Luna Park. Rifiuto e collera, arrabbiatissimo, prende e dà fuoco a tutto quanto, non ha più pietà per nessuno, ci è rimasto troppo male. Accecato dall'ira, non solo fa fuori quel Luna Park, ma addirittura tutti quanti i parchi di divertimento che trova nella zona. Visto il finale cattivo dello zoticone, adesso vi spiegheremo il finale buono. L'amore ti troverà. Proprio nel momento in cui era più disperato, ecco che arriva un'altra ragazza, non bellissima, anche lei povera, ma almeno lo ama davvero. Un'allegra casa piena di piccoli zoticoni. Ricomincia la favola, di nuovo una famiglia numerosa, ma stavolta felice. Speriamo che vi è piaciuta la storia dello zoticone. Gabri Costa e suo fratello Er Costa vi salutano e arrivederci alle prossime storie.